numerosi. Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo, sempre puntuale nella nostra comunità, il Presidente della Provincia, il Sovrintendente Canestrini, il Sovrintendente Opani e tutte le autorità presenti questa sera. Potrei parlare di questa opera per tanto tempo, però mi rendo conto che non è opportuno. Devo dire solamente che è stata sicuramente da parte dell'amministrazione comunale un impegno già avviato sin dall'inizio dell'insediamento, e quindi con questo intervento, che praticamente di fatto conclude in maniera totale gli interventi nel Palazzo Marchesale, con questo intervento, dicevo, oggi noi siamo in grado di lanciare il Palazzo Marchesale definitivamente alla nostra comunità. In questi anni lo abbiamo utilizzato in parte, è stato molto utile e positivo, ma sicuramente oggi abbiamo concluso questa parte che era rimasta scoperta e soprattutto abbiamo concluso tutte le opere relative all'impiantistica. Quindi siamo pronti per metterlo a disposizione della nostra comunità. Come dicevo prima, stiamo realizzando alcuni interventi in tal senso. Come voi avete sentito, c'è un bando aperto in questi giorni da parte della Fondazione con il Sud, che pone, diciamo, l'attenzione per realizzare un partenariato forte a livello provinciale che possa dare una gestione a questo, all'intero complesso. C'è un'altra parte del Palazzo Marchesale con il quale abbiamo già raggiunto con l'ISPA un accordo, e quindi verrà gestito per realizzare dei laboratori di formazione, ma soprattutto per avviare anche un discorso relativo alla realizzazione di una biblioteca sociale aperta che possa essere, diciamo, fruibile da parte della cittadinanza tutti i giorni, diciamo, compreso la domenica. Quindi un centro aperto, abbiamo detto sempre che questo deve essere un centro nevralgico per avviare, diciamo, tutte le attività nell'ambito del centro storico. Ci stiamo riuscendo insieme a tanti altri interventi che stiamo facendo. Rifaremo le facciate del comune tra qualche mese, stiamo recuperando Palazzo Lercaro, la colonna della vergogna, stiamo facendo il basolato nel centro storico, stiamo realizzando il teatro, l'ex cinema Minerva. Quindi tutti interventi mirati per valorizzare il nostro centro storico, perché noi siamo convinti che questa è la strada per valorizzare il centro storico, rendendolo vivibile ma nello stesso tempo mettendolo a disposizione anche degli operatori economici. Siamo ancora indietro, stiamo, Sua Eccellenza, recuperando, però sono convinto che con l'aiuto delle associazioni, che io devo ringraziare tutti, tutte le associazioni, con l'aiuto della cittadinanza sicuramente riusciremo a farcela. Io devo ringraziare per questi lavori sicuramente le maestranze. Qui non vedo il maestro che ha realizzato le opere, e quindi lo invito a raggiungerci, ma devo ringraziare sicuramente i direttori dei lavori, i progettisti, quindi l'ufficio tecnico, l'architetto Zacchino, l'architetto Chirivì. Chiaramente è inutile, io rischio di dimenticare tanti nomi, sicuramente tutti coloro i quali hanno dato veramente una mano. Alvaro Margiotta, che è stato quello che ha curato, diciamo, gli impianti elettrici, l'illuminazione, insomma tutto quello che riguarda l'impiantistica. E quindi un grazie forte a tutti, compreso Giuseppe Manisco, che questa sera ci fa vedere le sue magnifiche macchine di Leonardo, che impreziosiscono sicuramente questo contesto. Macchine di Leonardo che abbiamo l'onore e l'orgoglio di poter dire sono realizzate da un nostro concittadino che è un genio, tutti noi lo conosciamo, dal carro di Sant'Elena appena trascorso, che ha realizzato il Palio delle Contrade, la Freccia, insomma un po' tutto. Lui, intorno a lui giriamo tutti, io dico spesso, perché veramente, insomma, è una persona eccezionale. Adesso ci hanno raggiunti l'erede Pascalis, che è il costruttore, quello che ha realizzato sicuramente queste opere, e lui è stato veramente grande, perché bisogna dire ha realizzato con tutta la puntualità ma soprattutto con molta professionalità le opere che voi oggi apprezzate e che tutti noi oggi appunto. Grazie signor Sindaco, un saluto a tutte le autorità, dal Presidente, al Sovrintendente, a tutti quanti. Grazie per questo invito, perché stasera è una tappa molto importante per la città di Calatone. È come una cerniera che
in qualche modo scopre un passato, le nostre radici che vediamo davvero non hanno niente da invidiare, cioè noi dobbiamo invidiare dei tempi passati quando hanno costruito queste strutture, hanno portato avanti una cultura, hanno messo le radici, e accanto a questo palazzo c'è anche il bellissimo tesoro della chiesa del crocifisso, anche lì sono le radici della città di Galatone e del nostro territorio. Quindi riscoprire, ravvivare queste radici perché riportino una cultura che oggi sta venendo meno. Abbiamo una cultura che viene trasmessa dai mezzi di comunicazione, da questa cultura dell'omologazione, ma noi come territorio nel passato, il nostro Salento è stato davvero un incrocio di culture con l'Oriente e con la nostra stessa Italia. Allora è giusto che i nostri paesi come Galatone siano davvero dei gioielli di cultura, ma dobbiamo essere noi adesso a fruire di questa cultura e a prospettare anche un tempo diverso nella nostra società. Quindi grazie, ringraziamo davvero il Signore che ci permette di realizzare queste opere che parlano da sole, e vivendo in questo ambiente che noi possiamo impregnarci di quei valori che si nascondono dietro queste pietre e possiamo elaborarli per il nostro tempo. Grazie e auguri alla città di Galatone. A tutte le autorità presenti, a Sua Eccellenza in modo particolare, e un saluto naturalmente a tutti i presenti. Complimenti al sindaco, un lavoro non semplice oggi per un ente locale, per un'amministrazione. Tutto questo passa attraverso la capacità progettuale e programmatica di un'amministrazione che decide di mettere al centro delle proprie strategie politiche la cultura, la storia, la tradizione, la valorizzazione dei beni culturali. Qui è racchiusa la storia di una città, di un popolo, di una comunità, ma anche di un'intera provincia. Qui c'è la storia, le tradizioni, la identità delle comunità salentine, il tratto distintivo che non va perso, va recuperato. Un plauso al sindaco, alla sua amministrazione, per aver guardato oltre quello che è, diciamo, il momento contingente, non solo il recupero, ma anche la possibilità di gestire, di fare in modo che questa struttura diventi una struttura viva, partecipata, fruita, perché diventi la vera ricchezza di una città come Galatone, che sempre di più si sta impegnando e spende per riscoprire queste bellezze straordinarie. Veramente complimenti, e naturalmente guardiamo avanti. E il lavoro che stai facendo, sindaco, facevi riferimento alla Fondazione per il Sud, che diciamo dà quella differenza, fa la differenza rispetto agli aspetti gestionali, che diventa diciamo fondamentale. L'importante è sicuramente recuperare e valorizzare, ma allo stesso tempo l'importante è fare in modo che queste strutture rimangano aperte, che poi il giorno dopo l'inaugurazione non si chiude e ci si rivede dopo mesi o dopo anni. Mi pare che la volontà e la capacità di programmazione vada in questa direzione. Veramente bravi tutti. Buonasera a tutti, io sono il sovrintendente per i beni, per belle arti e paesaggio. È una sovrintendenza che da poco ha acquisito questo compito e questo nome, perché prima ci chiamavamo in modo diverso, ci chiamavamo beni architettonici e paesaggistici. Adesso è scomparso l'architettonico e abbiamo acquisito la competenza per le belle arti. Io stasera sono molto contento di essere qui, perché a Galatone non venivo da tanto tempo, ho avuto la necessità, ma anche l'opportunità di rivedere la bellissima chiesa del Crocifisso, e sono molto contento perché voglio lodare moltissimo questa opera che è stata restaurata molto bene. Mi diceva l'architetto, il direttore dei lavori, che era in condizioni pietose quando l'avete, diciamo, trovata, e adesso veramente è un monumento alla cultura del lavoro di questa zona, è veramente un monumento importante per la città, per l'identità.
ho sentito il sindaco, che, e me ne compiaccio sindaco, che parlava del centro storico. Beh, il centro storico e i centri storici salentini sono veramente la ricchezza del Salento, perché sono appunto pieni di storia, pieni anche di stratificazione. Il vescovo ha detto: questo è un territorio molto ricco, ricco di molteplici influenze. Qui ci sono passati tutti, c'è la cultura dell'Oriente, c'è anche la cultura di tutto l'Occidente. Quindi qui passavano i pellegrini per andare a Gerusalemme, e venivano i pellegrini per andare a Santiago di Compostela, andare in Europa. Qui veramente c'è passata la cultura del mondo, e allora noi dobbiamo essere capaci di apprezzare questa cultura, di renderla viva. Mi ha fatto molto piacere sentire che questo sarà un centro vivo. Il problema è proprio quello, che la gestione di questo posto, e io spero che vada avanti per bene con la gara anche che sarà effettuata appunto per la gestione, sia appunto un'occasione per il Salento. Ma vedo che il Salento, devo dire, dovunque mi giro sta facendo passi da gigante, un po' perché sa apprezzare le proprie cose, sa spendere i fondi, e devo dire anche noi, per quello che potremo, faremo insomma la nostra parte. Ho parlato con il vescovo, gli ho detto questa notizia, che abbiamo avuto i fondi per restaurare finalmente e finire quella che è adesso la nostra competenza, finire il restauro degli affreschi della cupola del crocifisso. E beh, da domani avremo un impegno sicuro, io mi impegno a fare in modo che appunto venga al più presto completato anche quest'opera, per cui la chiesa del crocifisso è certamente questa opera che si inaugura oggi, veramente costituiscono poi un faro. E io spero, appunto, dicevamo con Manisco, con cui mi congratulo perché è molto interessante l'opera che ha fatto, io spero che le opere, un po' c'era un po' un contraddittorio con il sindaco, spero che le opere rimangano qua perché sono una ricchezza per questo posto, spero che vengano visitate qui. Spero che vengano a visitare qui, perché io penso che moltissime scolaresche verranno qui a vedere queste opere, perché sono interessantissime. Quello che si potrebbe fare, lo propongo anche al sindaco, a Manisco, cioè fare poi qualche cosa che possa essere mandata, diciamo, in altre parti, anche inviata, perché possa costituire anche, diciamo, l'interesse che sta al di fuori di questo posto, in modo che le persone lo vedano, la mostra in altri luoghi, e siano però attirate qui. Però la ricchezza che voi avete qui la dovete conservare qui. Io vi ringrazio tutti, vi auguro a tutti quanti un ottimo realizzarle. E nel Rinascimento, appunto, pochi artisti, praticamente sempre gli stessi, come Leonardo, si sono dedicati appunto a tutto questo. Ma non possiamo chiamarli artisti, noi dovremmo chiamarli proprio artefici del cambiamento proprio dei metodi nella realizzazione delle cose, e queste aiutano molto la gente a relazionarsi, quindi a confrontarsi, quindi anche attraverso la realizzazione delle cose la gente affronta, si relaziona, e questo è un elemento, o sono delle cose molto molto importanti. Io, conoscendo Leonardo, ho avuto l'opportunità e anche la fortuna di capire tante cose di questo eccezionale genio della storia, queste sono cose particolari che magari annoierebbero un po' tutti se mi dilungassi in questa cosa. Ritorno a ringraziare tutti per questa vostra presenza, e soprattutto auguri galatoni. Thank you.
Inside you.